Sabato 21 novembre 2020, sono le 11:40 circa. I miei video sono sempre in differita perché le faccio con una telecamera, chiaramente, una fotocamera che ho da più di 10 anni. Vedo la pubblicità che dice che cercano, prima erano 400 medici, ora sono 200. E mi viene da pensare, come già 400 sono pochi. Vuol dire che se sono solo 400 in tutta Italia, che cercano, queste persone, vuol dire che non è proprio così grave. Non sono negazionista, ma voglio un po' ragionare, no? Bisogna riflettere, ragionare su questa cosa. Solo 400 medici, adesso addirittura 200, meno male, forse altri 200, no, 200 persone hanno contribuito, pensionati, no? Poi, insomma. E dobbiamo riflettere su questo, eh. E poi danno solo vitto alloggio e la paga giornaliera. Oh, vaffanculo, dai, gli state facendo un culo così che non finisce più, sti sanitari. Ho detto sanitari e lo dico proprio nel senso che li stiamo trattando così. Insomma, quando siamo in una casa, quando si parla di sanitario, è un gabinetto. Io vorrei vedere voi se vi dicessi che ho un ambo garantito al 96% che uscirà, ve lo dico, però per poterlo giocare dovete scommettere il 4% della vostra vita e voi che farete? Che fareste? Che facciate? Quindi vediamolo in quel modo lì. Sto parlando in questo modo perché quando sento delle notizie e molti condividono notizie sui social, chiamiamoli Facebook, Messenger, quello che volete, io uso solo Facebook, mi diverto a fare il pirla in quel caso lì, e non sono l'unico, dove si condividono sempre delle notizie parlando, mi riferisco non solo a quello, ma faccio un esempio che è principalmente quello che insomma dice, ma dai, smettiamola, si parla dei negazionisti, no? E quindi appena esce una notizia del negazionista, oppure uno ne approfitta, oppure c'è il giornalista che usa il concetto negazionista in un momento magari sbagliato, e viene fuori tutti che si condivide quello, e non si condivide il morto senza il parente che ha potuto stargli vicino, o il bambino. E quindi io ho già risposto ad alcuni post. Perché non combatto mai quello che li condivide, chiaramente. Io combatto, è una battaglia mia personale, su chi mette questi post provocatori, no? E, negazionisti, poi fanno vedere anche quella che l'anestesista decide di fare il medico di famiglia, cioè che vogliono far passare questi post, chi li scrive, in un'altra idea di quella che in realtà probabilmente quando è stata intervistata sta persona non c'entrava proprio niente con il titolo che viene messo e noi condividiamo tutti orgogliosi. Quello che voglio dire è, cerchiamo un attimino di smetterla di mettere in faccia agli altri i mostri per non vedere i nostri. Ok? Quindi evitiamo, no, di mettere queste cose qui. Negazionisti, già subito facciamo la caccia alle streghe. Non ha messo la mascherina. Dai, quello lì non ha messo la mascherina. Tanto perché noi non ci guardiamo cosa siamo e cosa facciamo. Quindi da quel punto di vista, se volete l'ambo, forse è stata una specie di patto col diavolo. Io ti do l'ambo e tu mi dai solo il 4% della tua vita. Che ne dici? Tanto tu puoi scommettere tutto quello che vuoi, ma non hai più niente. Sei in lockdown. E che cazzo fai a prendere i soldi? Buon 2021.